Andiamo a 15, giusto? Ben trovato, Sindaco Rubinaccio. Sì, buonasera. Buonasera e complimenti per questo risultato. Se lo aspettava così, oppure com'è andata? Ci racconti. No, è stata una grande vittoria perché è una campagna elettorale che è durata quasi 2 anni e poi si è allungata per il Covid e quindi siamo andati oltre il nostro mandato naturale. È stata una grande vittoria perché c'era una coalizione di famiglie, di persone contrari a noi, erano tanti. E il popolino, il popolo, le piccole famiglie siamo riusciti ad prevalere. È stata una bella vittoria e anche, devo sottolineare, abbiamo avuto, ci hanno assicurato questo anche le forze dell'ordine, che hanno controllato bene il nostro territorio. Quindi è una cosa bella. Ecco, auguri e buon lavoro, Sindaco. Sono Norberto Vitale. Senta, con un collega del Mattino, Vincenzo Castaldo, dicevamo anche un'altra cosa a proposito di 15, ed è un fatto molto importante da valorizzare, e cioè che da diversi anni a questa parte, da diverse consiliature a questa parte, chiunque vinca garantisce sicuramente una cosa, il Comune di 15 è un presidio di legalità. Questo è un fatto di una straordinaria importanza che ormai costituisce un punto di riferimento certo. Immaginiamo che anche con lei, siamo certi che anche con lei questo presidio continuerà ad essere e a rafforzarsi. Sì, sicuramente fare un mandato di 5 anni continui a 15 non è stato facile, non è facile, è una dimostrazione che la legalità ha preso radice già da tempo nel comune. E stiamo cercando di portare avanti questa cosa. Comunque, sempre con l'aiuto delle persone, le persone sanno come votare, sanno cosa significa i sacrifici per portare avanti questo comune, questa amministrazione, quindi penso che il popolo di 15 ha pienamente fiducia in noi perché ci ha sempre votato.